Grande e bella festa della democrazia, tanti votanti, media con le precedenti primarie. Che dire, il Partito di Cirignola si è mostrato compatto, ha scelto Matteo Renzi con 1.316 voti e ha soprattutto risposto a un tentativo di inquinamento dall'esterno che a un certo punto veramente è sembrato così plasticamente immotivato rispetto a una competizione tutta interna al Partito Democratico e messo in campo da persone che mai hanno votato e probabilmente mai voteranno il Partito Democratico. Il PD invece ha dimostrato oggi di essere una comunità e il PD di Cerignola di essere una grande comunità che riparte dal gruppo dirigente locale e da Matteo Renzi, segretario nazionale. Ma innanzitutto voglio esprimere la mia più grande soddisfazione per lo straordinario obiettivo raggiunto. La mozione Renzi-Martina surclassa le altre mozioni e si attesta ben oltre il 70%, un dato non certamente scontato dopo il risultato certamente non positivo del 4 dicembre del referendum costituzionale dopo la crisi di governo che oggi affronta temi assolutamente rilevanti ma di grande difficoltà. Penso alla crisi di Alitalia, penso al tema dell'immigrazione, dei rifugiati politici, penso al grande tema di un paese che oggi chiede con forza e determinazione di essere protagonista in un'Europa che noi vogliamo, che noi sosteniamo, nella quale crediamo, ma che non può continuare sugli schemi del passato, sugli schemi dell'austerità, del taglio alla spesa pubblica, ma che deve diventare l'Europa dei cittadini, delle cittadine, della crescita, dello sviluppo e soprattutto del lavoro. Quindi un grande augurio e un grandissimo in bocca al lupo a Matteo Renzi e anche a Maurizio Martina, che rappresenta, diciamo, l'anima di sinistra di questa mozione. Noi abbiamo sostenuto questa scelta di Renzi, che ha chiarito inequivocabilmente che la sua mozione non era una mozione, diciamo, neoliberista o addirittura centrista, è una mozione che per davvero guarda ad un'area di centrosinistra, però moderna, innovativa, che ha superato i totem del passato, che non crede più alla necessità di infuocare il conflitto capitale e lavoro, ma che guarda al nuovo approccio sui temi del lavoro e soprattutto sulla crescita che noi vogliamo per davvero sostenibile ed inclusiva. Certo, come dire, mortificante il risultato di Michele Emiliano, che ad ogni piè sospinto nelle sue innumerevoli comparse televisive ha sostenuto di essere l'uomo nuovo. Nuovo e per questo l'uomo vincente. Mi pare che si attesti intorno al 7,8%, e in questo dato c'è il dato pugliese, un dato pugliese che ci preoccupa non per la valutazione numerica, ma per la qualità di questo voto. Se oggi nella città di Nardò il congresso è stato sospeso e quindi annullato perché forze di destra, con in capo il sindaco di Casa Pound di Nardò, hanno sostenuto e votato Emiliano. Se in moltissimi comuni di centrodestra i sindaci hanno mobilitato migliaia di cittadine per sostenere appunto le ragioni di Michele Emiliano, se in provincia di Foggia questo magma indistinto del cosiddetto civismo transumante si è spostato in blocco su Emiliano, se pezzi di partito con in capo il segretario facente funzione Raffaele Piemontese, assessore della giunta Emiliano, ha attraversato in lungo e largo il territorio per chiedere voti anche al centrodestra in favore di Michele Emiliano, per davvero il risultato, seppur numericamente consistente, non rappresenta l'anima e il sentimento degli elettori democratici che invece hanno deciso di votare Matteo Renzi e hanno deciso anche di sostenere Andrea Orlando. E parto da questa considerazione per dire che i giochi in questa provincia non sono assolutamente chiusi. Io chiedo a
Michele Bordo, che è il capo della mozione Orlandi di questa provincia, di rivedere le sue posizioni, di tagliare il cordone ombelicale che lo ha sempre legato a Raffaele Piemontese e di guardare invece alla politica in questo territorio con uno sguardo diverso e differente dal passato. Noi qui a Cerignola, parlo della mia città, esprimiamo per davvero il senso più profondo della nostra soddisfazione, perché no, della nostra gioia. Erano tutti contro il PD, tutti contro coloro i quali sostenevano la mozione Renzi-Martina, a partire dal sindaco, noto esponente di destra, storico esponente di destra di questa città, a finire a piccoli grumi di interessi da sempre legati a Michele Emiliano. Abbiamo vinto con nettezza, in una competizione che si era mostrata difficile sin dall'inizio. Ha tenuto il partito nella sua stragrande maggioranza, ha tenuto l'anima e il sentimento, riformista e progressista di questo partito e, se mi è consentito, di questa città. E quindi per davvero io sono grata ai tanti militanti, al segretario di questo circolo, a Tommaso Sgarro, ai tanti ragazzi che in queste ore hanno condiviso le mie ansie e le mie preoccupazioni rispetto a un risultato che poi non avrebbe per davvero rispecchiato, il sentimento appunto politico, di questo partito, della stragrande maggioranza di questa città. È un punto questo per noi di ripartenza, per essere ancora più incisivi nella battaglia politica, per dimostrare a questa città che, nel 2015 ha sbagliato scegliendo un sindaco non di destra, un sindaco qualunquista, che pur, come dire, di avere riferimenti che vadano oltre, i confini della città, appoggia persino un presidente di regione che, diciamo, finora si è dichiarato, militante del Partito Democratico. Non è questa la politica che noi vogliamo rappresentare. Il confronto, anche lo scontro, ma nella chiarezza delle posizioni. Non abbiamo interessi da coltivare, abbiamo lavorato a mani nude, senza, come dire, avere la possibilità di usare il potere per catturare voti e consensi. È stato un voto spontaneo, libero, per davvero politico. E questo è un motivo ulteriore per essere questa sera per davvero felice. Lo sono e voglio condividere con tutti i militanti e con i dirigenti di questo partito, con i tanti volontari che hanno contribuito all'eccellente riuscita di questa competizione, una gioia profondissima. Ripartiamo di qua. Il pensiero è all'amministrazione comunale di Cerignola, che vorremmo ancora di più e più velocemente mandare a casa, ai prossimi appuntamenti, al congresso provinciale e al congresso regionale. Noi vogliamo che vinca la buona politica, la politica che parla alle persone, che non ha retropensieri, che non coltiva interessi, che non costruisce dentro la politica posizioni personali. Questo lo lasciamo agli altri, alla cattiva politica, a chi oggi ha usato anche atteggiamenti squadristi in uno dei seggi di questa provincia. Colgo l'occasione per riconfermare a Mariano Rauseo, a Luigi Bonarota, la mia solidarietà e la mia vicinanza. Non si vince con la forza, non si vince mostrando i muscoli, si vince con l'intelligenza e con la passione. Noi abbiamo dimostrato di poter vincere solo ed esclusivamente con queste armi straordinarie.